Allora, oggi all'Hot Corner qui a Roma, siamo contenti di avere Daphne Scoccia. Ciao Daphne, Ciao, come va? Tutto bene? tutto bene? Allora, in questi giorni hai portato qui alla festa Palazzo di Giustizia, Sì. che avevi portato anche a Berlino prima che succedesse la qualunque, diciamo, no? Esatto, abbiamo fatto in tempo, proprio appena in tempo ad arrivare a Berlino e Esatto, poi tu hai chiuso una qua. settimana dopo ho chiuso Hanno tutto. chiuso tutto. Senti, tra l'altro esce proprio oggi Palazzo di Giustizia in questi giorni. Sì, no, Raccontacelo un po'. oggi Oggi 22 22. ottobre, sì. Raccontacelo un po', che esperienza è stata? È un film molto forte. Beh sì, è stata per me sicuramente un'esperienza forte, un'esperienza formativa, un'esperienza di crescita, perché ho portato un ruolo completamente diverso dal solito. Interpreto questa mamma giovane, Angelina, che ha una bambina di 7 anni, Bianca Leonardi, che è pazzesca. Tra l'altro ci assomigliamo tantissimo, poi lo vedrete. Separata dalla nascita. Sì, più o meno. E quindi sono la madre di Bianca, che è Luce nel film, e compagna di Magia, che è uno dei rapinatori, che è stato Questo. il rapinatore che è stato arrestato per la rapina che ha fatto al benzinaio, che fece al benzinaio, insomma, insieme al suo complice, che è stato ucciso alle spalle dal benzinaio. E quindi c'è tutto un. Il film è incentrato in questa giornata di tribunale, ma più che concentrarsi sul processo, sull'aula, Certo, come potrebbero non fare è tanti una altri lega, film, esatto, non è un film, un legal thriller. la cosa bella è proprio che si concentra sull'esterno, sulla vita che si crea esternamente, sugli incontri, Sul crocevia di su quello che di esistenze. solito, sì, su quello che di solito si lascia un po' in disparte, no? Esatto. Senti, come scegli tu i tuoi ruoli? Come scegli le sceneggiature? Visto che hai fatto un percorso molto particolare, no? Molto scelto anche. Sì, beh, credo di sì, e spero che continui così. E sicuramente devo interpretare donne forti in un certo senso, no? Determinate e anche emancipate. Quella cosa è già un punto Ah, a suo ok. favore per il film, per la scelta del film. E poi sicuramente anche la regista in questo caso deve colpirmi, e poi la storia, certo. E tra l'altro, però, tu fai delle scelte anche diverse. Insomma, adesso hai appena finito un film Sì, che è totalmente totalmente diverso diverso. da Palazzo di Giustizia, è proprio un altro mondo. Sì, infatti ho Raccontacelo un po' ancora il i segni. piercing, sì. Abbiamo finito ieri praticamente Esatto, che è il nuovo film di Paolo di Paolo Ruffini. Ruffini, sì. È una commedia, si intitola Rido perché ti amo, con Nicola Nocella, me e Paolo Ruffini, anche come protagonista, e tanti altri. Barbara E lì è stata un'esperienza totalmente, Venturato. totalmente diversa proprio. Sì, una commedia, la definirei più commerciale, ma non in senso dispregiativo, ma No, c'è una commedia mi faccio, pop, diciamo a che. Ruffini piacerebbe pop, se Pop, dici sì, pop, esatto, pop, sì, è meglio che Paolo, pop, commerciale, va bene pop. Paolo, ecco, perdoni, lo so che. Senti, invece, chi sono i tuoi riferimenti, le tue attrici preferite? C'è un modello a cui ti ispiri o che dici, se facessi anche solo metà di quello che ha fatto quella attrice lì, mi piacerebbe. Più che ispirarmi, osservo e mi compiaccio di alcune persone. Ma ne sono parecchie in realtà, però ti posso dire, insomma, Adele Haenel mi piace molto. Sì, particolarmente il film di cinema francese mi Ah, piace. sai che ti piace il cinema Sì, mi francese? piacerebbe avere un'esperienza lì, che ne so, Xavier Dolan, Céline Ah, Sciamma. bellissimo. Ho detto poco, Esatto, eh? Xavier Dolan, Céline Sciamma. Senti, ma tu invece che spettatrice sei? Cosa guardi quando sei a Beh, casa? Sei onnivoro, guardi di tutto, sì, appunto. guardo un po' di tutto, però deve essere sempre qualcosa che mi lascia qualcosa di Di forte, dentro, sì. dentro. Ritorno Senti. sempre a quei nomi comunque, Xavier Dolan, Céline Sciamma, ma anche tanti altri. Cinema americano? Sì, però adesso non ti so dire. Niente di specifico. No, perché
I miei film preferiti sono più francesi che americani, sì. Anche Colin Serò, Colin Serò. non so se l'ho pronunciato bene. Il pianeta verde, Ah, la ok. crisi, La crisi, bellissima la un crisi. film molto indipendenti che addirittura il pianeta verde non è neanche uscito al cinema. Ah, è inedito totalmente? Sì, è andato avanti così nel tempo tra YouTube Certo, e quindi ti e piace scavare, ti piace internet, cercare. però ha avuto molto successo. Un altro è il film di Luc Besson, Angela, per Ah, esempio. bellissimo. Sì. Oppure uno Bellissimo, degli ultimi è Angela. Angela tutto con quel bianco e nero bellissimo, pazzesco. Parigi, loro Sì, bravissimi. loro due fantastici. E uno degli ultimi invece mi è piaciuto tantissimo. Ritratto della giovane in Ah, fiamme, se ne sciama sempre, bellissimo. capolavoro quello. Ah, sì. Senti, io volevo chiederti una cosa invece di un'esperienza che hai fatto qualche tempo fa, che è il video con Vasco Brondi e le Sì, luci della centrale elettrica, che è molto bello il video tra sì, l'altro. Che ma esperienza è stata? bella, bella. Siamo andati al parco dell'Uccelletta in No. Toscana, l'abbiamo girato lì. È stato piacevole il fatto che. Cioè, il fatto che il video sia di Vasco Brondi per me era un onore, no? Partecipare a questa cosa, a questo Ah, perché è progetto. Non una so se l'ho fan anche detto prima. bene in italiano. Sì. È una fan anche prima Beh, delle luci della sì, centrale. sì. Dei vecchi album. Senti, cioè, facciamo un gioco qui al nostro Hot Corner che si chiama Heroes. Devi scegliere Ok. un eroe, un mito, un personaggio, uomo o donna ovviamente, che ti ispira e a cui guardi, oppure un tuo mito personale. Un mio mito personale, proprio da quando sono piccola, piccola, è sicuramente Thom Yorke, Radiohead. Mi hanno Ah, accompagnato tanto, insomma, nella mia vita. disco preferito? Guarda, in realtà, ok, computer sicuramente, ma anche tutti gli altri, Amnesiac, tutti gli altri. In realtà ogni album che esce, la cosa che mi piace proprio loro, di Thom Yorke, di Radiohead, è il fatto che Rinnovano ogni volta, riescono a Sì, fare qualcosa esatto, di rilevante si rinnovano sempre. ogni volta, non c'è mai, hanno sempre il loro stampo. Ma non è mai niente di trito e ritrito, è sempre qualcosa di nuovo, di piacevole, di Sì, particolare. riescono a Sì, reinventarsi questo sempre. è da geni proprio. Assolutamente. Senti, l'ultima cosa è un altro gioco che facciamo sempre i giochi qui all'Hot Corner. Bello giocare. Esatto, ti suona il telefono. Prendi il telefono e c'è il nome di un regista o una regista che ti chiede di lavorare con lui o con lei. Chi sarebbe? Come ho In detto parte hai già prima, risposto prima, però. Diciamo sì, quello che ho detto prima, che facciamo. si chiama Xavier Dolan, rispondi. Porca miseria, subito. Sì, Quindi Xavier Dolan. ma anche Céline, diciamo, sì. Beh, Tu rispondi. Non metti giù. assolutamente. Perfetto, Daphne Scoccia, Hot Corner, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Per